CDP, che cosa si indica con questa sigla? Il contratto di programma ANAS. E il nuovo contratto di programma è stato approvato proprio in questi minuti dal governo nazionale, con cui il Ministero delle Infrastrutture si accorda con ANAS e viceversa per la realizzazione delle nuove opere infrastrutturali stradali in Italia. Che cos'è previsto per la nostra regione? Sostanzialmente il recepimento dell'ossatura del nostro piano regionale delle infrastrutture Marche 2032 adottato poche settimane fa dalla giunta Acquaroli. E allora per il 2024 e per gli anni a seguire sono state recepite due grandi opere della nostra regione per la prima volta nella storia dei contratti di programma, ossia il completamento della Fano Grosseto e della Pedemontana che collegherà Urbino con Ascoli Piceno. Già nel 2024 il finanziamento del primo stralcio della Pedemontana Nord tra Fabriano e Sassoferrato, che si aggiunge all'accordo con i fondi di sviluppo e coesione firmato ad Acqualagna dal presidente Giorgia Meloni, con cui era previsto ed è previsto il completamento di altri tratti della Pedemontana Nord come il bypass di Cagli. Ma ancora per il 2024 il completamento di alcuni lotti della Pedemontana nel centro-sud della nostra regione. Ma c'è di più, perché il 2025 prevede, sempre sulla Fano Grosseto, la realizzazione delle varianti di Mercatello sul Metauro ed Urbania, nonché anche il completamento del lotto tra la E45 in territorio umbro e la galleria della Guinza, oltre nel territorio di Macerata alla realizzazione dell'intervento Valliva tra San Severino e Tolentino e gli altri lotti della Pedemontana nel centro-sud della nostra regione. A seguire non solo il completamento della Pedemontana, ma tutto il completamento della Fano Grosseto con la realizzazione anche della seconda canna della galleria della Guinza. Allora cambiamo le Marche cambiano con le infrastrutture.